Inizialmente la villa apparteneva a una famiglia svedese o danese, mi pare. Poi, stranamente, fu disabitata. Sta aspettando qualcuno? No, sono sola. Vengo sul suggerimento del signor Savieri. Da quando sono piccola che sento di strane leggende tramandate su Villa Enskog. Leggende? Prima le sentivo per bocca dei miei genitori. E poi anche dagli altri abitanti del villaggio. Pare che intorno al 1800 questa villa appartenesse a un fisico che conduceva esperimenti astrologici. Ma pare che questo svedese avesse evocato grande